Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata di VIP Unfiltered. Io sono Chiara Finetti e Charlie VIP e qua con me oggi ci sono Edoardo e Claudio. Ciao! Ciao Chiara. Allora, raccontateci un po' di voi, chi siete e che cosa fate in VIP. Ok, io sono Edoardo Guerra, lead consultant nella Value Line SEO Service, come dicevi tu giustamente. Sono ormai nel mondo della consulenza da circa 5 anni e in BIP da 2 e mezzo. Con Claudio già ci conosciamo da tanto tempo perché lavoravamo prima insieme e pure oggi lavoriamo insieme. Inseparabili, Inseparabili, esatto. amicizia lavorativa e Anzi, è lui che mi ha professionale. portato in BIP. Possiamo dire questa cosa, Esatto, tanto no? esatto. Claudio Nicolosi, manager in BIP nel gruppo SEO Services. Sono in BIP da circa 3 anni. Appunto, lavoro in questo bellissimo e fantastico gruppo di esperti nella consulenza rivolta al finance. Niente, appunto, come diceva giustamente Edoardo, noi collaboriamo già da un po' di tempo, siamo un po' una coppia Certo. abbastanza, diciamo, Inseparabile. inseparabile, quello sicuramente. Allora, Claudio, visto che ci hai accennato un po' CFO, che cosa fa? Ci Sì. puoi raccontare un po' meglio di cosa vi occupate? Volentieri, assolutamente. Giusto appunto qualche parola, noi siamo un gruppo di circa 80 professionisti. Nasciamo in Italia, praticamente siamo tutti professionisti, come dicevo, specializzati nell'ambito appunto di più che altro ottimizzazione del mondo, amministrazione, finanza e controllo. Noi aiutiamo i nostri clienti, clienti che tra l'altro operano su un panorama cross industry, perciò non abbiamo, diciamo, una verticalizzazione di settore, ma Oh mio serviamo Dio. clienti, diciamo, di diverse industrie nella trasformazione digitale del finance. Cosa significa? Dalla proprio definizione della strategia fino all'implementazione poi vera e propria, no, delle operations quotidiane. L'anima digital, diciamo, è importante, ormai siamo un po' un punto di riferimento nella frontiera dell'innovazione finance. Progettiamo modelli di programmazione e controllo, giusto per farti qualche Sì, esempio, certo. progettiamo modelli di programmazione e controllo, efficientiamo processi di amministrazione, finanza e controllo, chiaramente supportiamo le organizzazioni finance, appunto proprio dei nostri clienti, nella riorganizzazione, no? O comunque ridefinizione appunto del modello operativo. Così proprio in pillole, chiaramente, poi ci vorrebbe chiaramente più di una giornata per raccontare No, effettivamente quello che esatto. Però facciamo. lavorate insomma con tutti i settori di mercato, perché bene o male chiunque ha il suo ufficio finance alla fine. Assolutamente sì, in una catena del valore tipica, no? Proprio di una società, il finance è una funzione, un dipartimento imprescindibile, perciò assolutamente trasversale, no? E proprio per questo non ci siamo dati un po' diciamo dei confini dal punto di vista di industry, ma più che altro siamo appunto esperti specializzati verticalmente sul dipartimento finance e orizzontalmente chiaramente rispetto all'industry. Che comunque anche una bella cosa perché permette di vedere sì un contesto in verticale, ma trasversalmente su tutti i settori, quindi Esattamente. raggiungere in pieno quello che è la consulenza alla fine. Esattamente. Ottimo, ma visto che ci hai un po' raccontato, adesso mi rivolgo a te Edoardo, Sì. giusto anche un po' per cominciare, magari ci potete raccontare qualche progetto che avete seguito insieme, visto che siete proprio inseparabili. Ma allora, sì, sicuramente insieme non, perché poi ci siamo incontrati all'inizio quando eravamo proprio, cioè io ero proprio junior nell'ex azienda, abbiamo lavorato sempre insieme là, poi sono andato in VIP, ci siamo un po' separati, quindi ho avuto modo di vedere progetti diversi anche senza Claudio, adesso poi ci siamo riuniti, Ricongiunti, ricongiunti, esatto. esatto. È giusto che hai parlato di verticalità, perché comunque siamo specializzati sul mondo finance, però anche è anche vero che il finance ha uno spettro ampissimo, no? Assolutamente sì. Di attività che svolge e di profili all'interno stesso del dipartimento finance. Quindi diciamo che è uno dei motivi anche che mi ha spinto, no, poi a entrare in VIP rispetto alla realtà magari dove lavoravamo prima qua, è che puoi toccare con mano tutti gli aspetti, no, del finance, mentre prima lavoravamo verticali magari su un mondo specifico, che era quello IPM tendenzialmente, quindi pianificazione e Certo. controllo. Oggi, quando sono andato in VIP, a parte che ho avuto modo di vedere magari 4, 5, 6 progetti completamente diversi su altrettanti clienti, ma soprattutto toccando tutti gli aspetti poi del mondo finance. Non so se hai avuto anche tu questo tipo di esperienza. Assolutamente sì, cioè se parliamo di driver in termini proprio di scelta di VIP, Sì. perché appunto abbiamo scelto VIP, che tipo poi, come giustamente ci chiedevi tu, di esperienze che poi abbiamo fatto. È vero, uno degli elementi fondamentali è il fatto che BIP riesce a offrirti, dal punto di vista anche professionale, una trasversalità importante, ampia, no?
la possibilità di vedere diversi ambiti del finance, di diventare davvero un professionista tutto tondo, di spaziare soprattutto con anche un ottimo livello di libertà, perché il secondo elemento che poi appunto ha, per quanto mi riguarda appunto, mi ha spinto un po' a venire in VIP, sicuramente lo spirito imprenditoriale, no? È uno dei nostri valori core, assolutamente. Questo è stato un elemento imprescindibile. Sono due cose che secondo me vanno assolutamente di pari passo. D'accordo. Ok, ottimo. Allora, il tema della puntata di oggi è la collaborazione. Quindi, ci potete fare degli esempi in cui avete collaborato, insomma, in cui avete trovato questa parola, ecco, nella vostra quotidianità in VIP? Assolutamente sì. Allora, parlo, magari qua faccio riferimento un po', parlo un po' da manager, ecco, diciamo, da questo punto di vista, perché credo di essere portatore sano, esattamente come tutti gli altri colleghi in VIP, perché appunto fa parte del nostro portafoglio di valori, fammi dire, della nostra cultura, la collaborazione, no? Per ciascun manager in VIP, mi sento appunto di parlare un po' a nome della community estesa da questo punto di vista, la collaborazione è un elemento fondamentale. Io ad esempio ho seguito diversi clienti, in questo momento seguo principalmente un cliente molto, diciamo, un account anche abbastanza, dove abbiamo un gruppo abbastanza, diciamo, numeroso, no? Persone dove magari seguiamo diversi stream progettuali, seguiamo chiaramente su diversi ambiti, no? Lavoriamo su diverse molto variegato, tematiche. Quindi. Esatto. E dunque chiaramente ci sono un po' dei gruppi di squadre, delle squadre, un po' gruppo, diciamo, che seguono queste progettualità, e il rischio principale, no? che abbiamo visto, proprio appunto non mio, ma proprio del management team in questo caso, è quello di creare dei silos, no? Da questo punto di vista. Noi abbiamo subito lavorato, perché ripeto fa parte del nostro core, proprio della nostra cultura, nell'abbattimento di questi silos. Perché siamo... Torno un attimo, scusami, ti interrompo, magari silos per gli ascoltatori che magari... Sì. un po' tecnico, ecco. No, silos sì, chiaro, no, intendo dire, non volevamo che fosse, che poi si configurasse con compartimenti sani. Esatto. Finisco poi forse quello. Perciò è l'abbattimento, ecco, di queste, tra virgolette, barriere, no? Che potrebbero crearsi, ma già proprio dall'inizio, da subito. Anche perché qua si può dire anche che... serviamo lo stesso cliente, ma veniamo magari da gruppi all'interno di gruppi diversi, no? Certo. Profili diversi, persone che non si conoscono, che hanno competenze, conoscenze diverse, quindi il rischio veramente è che naturalmente la gente, le persone che lavorano già in gruppetti, no? Molto separate dalle loro, e questo nella mia area e poi non vedo che cosa c'è. Conosco già i miei colleghi e non parlo con il collega di Sifo Service piuttosto che in un'altra area, cioè questo è proprio quello da evitare. Assolutamente, assolutamente d'accordo. E il valore aggiunto proprio nel abbattere, no, queste barriere e creare contaminazione tra le persone, sì, è davvero un valore aggiunto, cioè davvero crea valore, no? Perché appunto la diversità in questo caso, a livello proprio di profili, di background, perché chiaramente poi si lavora, come giustamente diceva Edoardo, in ambiti diversi, crea valore non solo per VIP, per il team, comunque ripeto, fa parte, no, un po' della nostra cultura, questo sicuro, ma anche per il cliente, perché permette di essere sicuramente anche più efficaci ed efficienti nei confronti del cliente, no? Lo scambio di informazioni all'interno di magari di una grande squadra che opera su settori estremi differenti crea molto valore per il cliente. Vabbè, poi magari se vogliamo possiamo fare anche degli esempi, ma non mi dilungherei in questa istanza, e ci permette sicuramente di essere molto più efficaci. Sì, di avere magari quel quid in più che dice, caspita, apprezzo questa situazione in cui ci si parla, insomma, e assolutamente. Sì, io forse ho venuto in mente un esempio lampante proprio di collaborazione all'interno del cliente che serviamo, no? Personalmente io sto seguendo, perché ancora insomma in atto, un progetto che mira a dare in mano al top management proprio dell'azienda uno strumento di reportistica, quindi proprio un cruscotto che abilita poi decisioni importanti aziendali, perché ti permette di leggere i risultati, quindi capire come sta andando la tua azienda, dove stai facendo bene, dove stai facendo male, e correggere quella rotta, no? Questo per farlo molto semplice. Un abilitatore importantissimo è quello tecnologico, lo sappiamo, no? Quindi noi disegniamo il modello, disegniamo come deve funzionare, ma poi lo facciamo implementare a qualcun altro, ok? Perché VIP non fa questa cosa, no? E in questo caso chi ha fatto un progetto di implementazione sa che i tempi possono essere veramente lunghi, perché dipendi da qualcun altro, no? Il cliente invece aveva bisogno di qualcosa che funzionasse subito. Allora abbiamo detto, ma come possiamo supportarlo? Ci sono degli strumenti che abilitano un report di questo tipo, no?
La risposta è sì, ci sono ad esempio Power BI, cito questo strumento che magari tanti conoscono, è abbastanza facile da implementare, tra virgolette facile ovviamente, no? Ed è anche veloce. Quindi siamo guardati nel nostro team e abbiamo detto, ma tu sai farlo? No, io non l'ho mai fatto, ma tu invece sì, qualcosa ho fatto. Ok, vai, mettiamoci insieme, abbiamo preso, come diceva appunto Claudio, abbiamo abbattuto i silos, abbiamo preso persone tendenzialmente diverse che neanche si conoscevano, ci siamo messi lì e in veramente 2 o 3 settimane abbiamo consegnato al cliente uno strumento che poi ha utilizzato di fatto nel suo business di ogni mese, no? per controllare i risultati, eccetera. Questo secondo me è un ottimo, cioè veramente è un esempio di come mettersi in gioco tutti insieme, anche non essendo i massimi esperti, diciamo, dell'ambito comunque della tecnologia, poi fa veramente la differenza, no? Certo, mettere insieme, io so A, tu sei B, vediamo insieme se riusciamo ad arrivare a C. Noi siamo BIP, no? Cioè noi siamo una società, noi siamo un corpo unico, ed è chiaro che dobbiamo creare delle sinergie tra di noi, come dicevo, questo è un esempio assolutamente calzante, secondo me, per creare anche valore nei confronti dei nostri clienti, no? Poi alla fine è la nostra mission principale, questo assolutamente sì, perciò... Assolutamente d'accordo. I clienti apprezzano tanto questa cosa, ti stupiti molto positivamente, secondo me, da questo atteggiamento. Quasi sbalorditi, mi viene da dire, no? Da questo punto di vista. Ottimo. E c'è qualcosa, ecco, sempre che magari viene apprezzato, comunque riconosciuto, che avete fatto sempre nell'ottica della collaborazione, un po' per continuare su questo filone, su sì, tema. Sicuramente, io posso portare un'esperienza magari che non è strettamente progettuale, sì, però secondo me è molto di valore, no? E, allora, quando sono entrato in BIP, sono entrato in BIP in un momento un po' particolare, perché era post-Covid, ok? Anzi, post-Covid, anno preciso, momento preciso? Esatto, fine Covid in verità, quindi... c'era un contesto aziendale un po' diverso rispetto a quello di quando avevo iniziato a lavorare, no? Io ho avuto la fortuna di fare comunque un annetto in presenza, in ufficio, vero, proprio, che poi è stato super entusiasmante, cioè, rispetto poi a provare la realtà full remote, quindi totalmente da remoto, appunto per il Covid. Però cambio lavoro, vengo catapultato, diciamo, in BIP, in un contesto di full remote, appunto per il Covid, dove non si va in ufficio tendenzialmente, no? Quindi non conosco nessuno. Ma quello che noto è che nessuno conosce nessuno. Cioè, quelli che si conoscevano già prima non si vedono più da anni, quindi magari hanno perso i rapporti. E quelli che sono entrati in BIP adesso, in particolare in Sefo Services, non si conoscono per forza di cose, non si sono mai visti. Rispetto, se non esatto, sono su esatto. Teams. Quindi ho detto, però come si può lavorare insieme, quindi collaborare, se non ci si conosce neanche, no? Allora, anche riprendendo il tema della libertà, no? Sono andato liberamente da uno dei nostri partner a raccontare questa cosa. Poi siamo riusciti a vedersi in ufficio, in verità ci siamo visti al caffè in maniera totalmente informale e con insomma molta confidenza, anche se non ci conoscevamo. Abbiamo detto, cioè gli ho condiviso quali potevano essere le mie proposte, no? Per aumentare collaborazione, conoscenza all'interno del team. Quindi importantissimo lavorare sull'accoglienza dei ragazzi nuovi che entrano. Ah, questo assolutamente, da Ricciardo ti dico assolutamente sì. Se uno entra e si sente spaesato, magari viene venduta la realtà come super dinamica, eccetera, poi si sente spaesato da solo, certo. È a rischio che poi non sia contento, poi è veramente alto, no? Quindi, però è tanto importante accogliere bene chi entra, quanto è importante però che quell'entusiasmo rimanga alto anche poi nel tempo, quindi coinvolgimento delle persone comunque che sono nel team da più tempo, no? Quindi secondo me si possono fare, ho detto a questo padre, secondo me si possono fare tante iniziative funzionali a questo obiettivo, lavorando su pilastri accoglienza, coinvolgimento, condivisione di informazioni, formazione all'interno del team, eventi di team building, piuttosto che assegnare un coach a chi entra all'interno del nostro team. E da un'idea che magari era solo nella mia testa e poi ho condiviso via partner, oggi comunque dopo 2 anni abbiamo un team di 12 persone che si occupa di queste iniziative. E questo ha creato tanto valore aggiunto all'interno del team. Cioè... Insomma, nessuno viene lasciato da solo, no, insomma. Anzi, fin troppo. Cioè, ogni settimana siamo insieme a fare un aperitivo in 15-20 persone su un team che su Milano, sì, siamo 80, però su Milano magari siamo una quarantina, una cinquantina. Sì, bene o male, esatto. Bene o male, cioè, esatto. È un bel risultato, secondo me.
Sì, riprende anche un'iniziativa che abbiamo anche noi, la Twitch Art, sempre per l'accoglienza, però è anche bello vedere come ogni area la va a customizzare, ad aggiungere quel valore in più alla fine, perché l'avete detto anche voi, siamo tutti un po' particolari, è un'area un po' diversa magari rispetto alle altre, e magari vedersi in maniera disperata, insomma, ci aiuta sicuramente. Il game changer, secondo me, è stato proprio la presenza in ufficio, cioè da un certo momento in poi abbiamo detto, ragazzi, ok, no, la presenza non è obbligatoria, però un giorno a settimana proviamo a venire tutti in ufficio, sì. E dalla seconda volta non è stato più, cioè non è mai stato un obbligo, ma non è stato forzato, è stato naturale quasi, no, venire in ufficio. Assolutamente sì. Ah, è lo stesso motivo per cui vengo anch'io alla fine, io potrei tranquillamente rimanere da casa, ma dopo un po' quelle quattro pareti diventano soffocanti. È alienante, no? Sì, 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 ma anche solo vedersi in ufficio, ci prendiamo un caffè e magari c'è anche un problema insormontabile, almeno da Teams sembra insormontabile, certo. Lo andiamo a scomporre ed è tutto più facile, ecco. Vi sono mai capitati dei casi così, magari anche una mancanza di comunicazione proprio perché c'erano queste barriere tecnologiche, chiamiamole così. Beh, di sicuro lavorare a distanza ha i suoi pro, chiaramente, certo. Ma da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo, anche sui contro, nel senso che la comunicazione non è sempre così semplice, no? Esattamente come trovarci, trovandosi in ufficio, è chiaro, il collega lo si ha di fianco, e perciò è chiaro che appunto anche lì il flusso informativo, la comunicazione è molto più fluida, molto più semplice. Ma anche di fronte a un banale caffè, no? Durante una pausa. Chiaramente da remoto invece, il lavoro da remoto è un lavoro secondo me che ha un paradigma molto diverso, è un paradigma molto più uno schema, no? Mi serve questa informazione che mi organizzo la giornata in modo tale da riuscire a reperirla entro le 18, no? Mentre magari se sei in ufficio mi serve questa informazione, mi alzo un attimo, faccio tap tap sulla spalla del collega. Riusciresti a darmi questa informazione molto più semplice, sicuramente. Perciò sì, assolutamente d'accordo, il lavoro in presenza è un valore aggiunto da questo punto di vista, perché appunto da un lato favorisce e aiuta appunto, in termini di comunicazione, ma dall'altro, e mi ricollego al tema di Edoardo, favorisce, diciamo, incrementa molto i legami tra le persone, perché sì. Comunque beh, anche l'età media in VIP, diciamo, questo lo possiamo sì, dire seriamente. Sì, lo possiamo dire, c'è 33 è davvero, anni, quindi esatto, è davvero, davvero bassa in senso positivo, proprio perché appunto la community è fatta di giovani, e proprio per questo appunto poi si va a creare questa community, appunto, dove si stabiliscono anche delle relazioni molto forti e importanti. E aggiungo un pezzettino, sì. Secondo me la cosa positiva e il vero valore aggiunto che puoi trovare in VIP, secondo me, rispetto a magari altre realtà molto più grandi, cioè più strutturate, è che questa, diciamo, mentalità no, anche io non ricondurrei solo l'aspetto della presenza come driver per avere certo. Collaborazione, ma anche il fatto che non ci sono muri. Non ci sono barriere, non solo tra i giovani, ma anche magari con i livelli più alti all'interno dell'azienda. Questo sì, assolutamente. Questo è importante da dire, cioè non ci sono dei pali. Le prime cose che hanno detto anche a me, queste qui. E questa informalità, in un certo senso, il fatto che veramente tu puoi incontrare il partner e innanzitutto ti saluta, che non è scontato. Per nome, esatto. C'è una confidenza veramente senza nessun tipo di filtro al caffè, appunto, permette di creare un contesto dove molto poi facile condividere informazioni, come diceva Claudio, collaborare e soprattutto far leva su quella libertà di agire che ti dà in VIP. Ecco, questo concetto, prendiamolo un po', libertà, come la vedete in VIP? Ma io sono, guarda, mi riaggancio a quello che diceva Edoardo. Allora, in VIP il, diciamo, vabbè, mi riaggancio anche a un tema che dicevo prima, no? Sull'imprenditorialità. Sono due cose un po' legate, perché in VIP il consulente in genere ha libertà d'agire, no? Ha libertà d'azione, in genere noi lavoriamo per obiettivi, sì. Proprio, no? Viene comunicato un obiettivo, ma poi ciascun individuo, chiaramente in funzione della seniority, in funzione del ruolo e tutto quanto, chiaramente poi è libero, diciamo, di raggiungerlo utilizzando i mezzi che crede siano chiaramente più opportuni. Questo non vuol dire che non ci sia un presidio o comunque una gestione, diciamo, certo. Non è, anzi, no? Però si favorisce la libertà, perché sicuramente uno degli elementi che spinge molto alla crescita della persona,
Però è chiaro che si chiede anche alla persona stessa, nell'ambito del perimetro di libertà, no? Che chiaramente gli è stato dato, di chiedere al management gli strumenti, se chiaramente questi dovessero mancare, no? E il management in quel caso appunto li dà. Perciò è un concetto in VIP di libertà assolutamente, ma supervisionata, no? Da questo punto di vista. Ed è fondamentale, che poi si collega tanto al concetto di collaborazione. Sì, sì, esatto, no? Esatto. Perché un po' tutto, poi, tutto legato. Perché quando hai libertà di agire, tendenzialmente non lo fai da solo, ma lo fai collaborando con altri. Certo. Esatto. Libertà vuol dire oneri e onori, no? Anche la responsabilità di arrivare a quello obiettivo. E per farlo tu, appunto, se hai gli strumenti, come diceva Claudio, e noi cerchiamo di darli, no? Al nostro team, che ha gli strumenti a disposizione per arrivare a quell'obiettivo, cerchi di usarli tutti. E tra gli strumenti fondamentali ci sono i tuoi colleghi, no? Quindi, come dicevo prima, mettere insieme tu, ognuno la sua parte, competenze, esatto, certo, per lavorare insieme il risultato e lavorare l'obiettivo. Ad esempio, l'obiettivo è appunto porta a casa questo progetto, no? Chiaramente col suo ambito, certo, e tutto quanto. La persona, in ambito, cioè, diciamo, essendo libera, è anche libera chiaramente di rivolgersi al collega per chiedere una mano, per recuperare un'informazione e quant'altro. Ottimo, va bene. Allora, direi che abbiamo toccato vari temi, abbiamo fatto un po' di collegamenti, ma quello più importante direi proprio il concetto anche di imprenditorialità, che sarà poi il tema della prossima puntata di Pan Filter. Quindi rimanete connessi così da non perdervi anche la prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie Chiara. Grazie Chiara.